Onorevole, prima un cambiamento al governo nazionale, adesso si paventa un cambiamento al governo regionale. C'è aria di crisi in Sicilia per quanto riguarda la politica, secondo lei? Beh, che la politica sia in crisi è un fatto ormai assodato e non lo è da oggi. Noi abbiamo il dovere di recuperare una etica della responsabilità, una regola. Abbiamo il dovere di capire davvero cosa vuole la gente e non farla sentire estranea. Il cittadino vuole contare e non soltanto quando va a votare. Vuole contare e sentirsi protagonista di un processo che in questo momento diventa sempre più difficile in questa fase di transizione. Non so quello che accadrà a Palermo, non so quale sarà l'obiettivo dell'UDC, non so se l'alleanza con il Partito Democratico resterà. Certo è che c'è grande confusione tanto a Palermo quanto a Roma. A Roma in modo particolare gli italiani hanno potuto finalmente comprendere che la causa della crisi non era il governo Berlusconi, ma era la devastante situazione che sul piano economico e finanziario internazionale ha coinvolto tutti i paesi dell'Eurozona, colpendo soprattutto le fasce più deboli. Lei che è in continuo contatto con i cittadini, che cosa chiede oggi l'italiano alla politica? Modelli, testimonianza, esempi. Chi assume ruoli di responsabilità deve sapere di essere ogni giorno, in ogni momento, sotto i riflettori. Noi che facciamo politica dobbiamo testimoniare sobrietà, semplicità, naturalezza, normalità, capacità di sacrificio prima ancora di chiederlo agli altri, perché tutti sono nelle condizioni di poterlo fare il sacrificio, a patto che l'esempio venga dall'alto. Non si può essere da una parte cittadini di serie A e dall'altra cittadini di serie B, quindi o la politica recupera una dimensione etica o la distanza fra piazza e palazzo sarà sempre maggiore.